noi nell'esperimento che abbiamo fatto con la scuola di Herat siamo ovviamente partiti da quelli che erano, come dire, i contenuti della ricerca di mia sorella Maria Grazia, quindi la scuola che porta il suo nome, è voluto rappresentare simbolicamente un po' quello che era l'amore di Maria Grazia per il paesaggio, e lo si vede attraverso gli orti che entrano dentro le aule, quindi i colori del paesaggio che si confondono con i colori della scuola, ma anche quelli che sono i colori del cielo, per esempio il colore dei tramonti e quel colore che è stato scelto per la scuola è qualcosa che ne alleggerisce i contorni, la fa sfumare nel cielo, la rende appunto più leggera. E poi ovviamente l'amore per le nuove generazioni, cioè la fiducia in chi dovrebbe ricostruire e sostenere il futuro di un popolo, di un paese, di un luogo. L'esperienza legata alla costruzione della scuola Herat, la scuola intitolata Maria Grazia Cutuli, il progetto della scuola è un piccolo progetto in sé, da un punto di vista dell'architettura è un percorso sicuramente virtuoso, un percorso approfondito sulla cultura del luogo, sulle tecniche costruttive utilizzate sul posto, ma il valore aggiunto, il valore strategico che dà il pensiero sull'architettura, la ricerca sugli spazi, sulla qualità dei luoghi che si va a vivere, è proprio quello che viene dato dall'attenzione e dal pensiero sul progetto. Cioè il progetto, l'architettura, diventa una sorta di battistrada dentro il quale bisogna riuscire a far stare insieme tante cose. Le tante cose sono le esigenze delle popolazioni e delle persone che abitano questo spazio. Come dire, noi creiamo delle architetture che sono dei campi da gioco e le persone sono i nostri giocatori.